Banda armata. Associazione per delinquere. Finalità: commettere reati contro lo Stato. Eversione, destabilizzazione, distruzione, estremismo, ribellione, rivolta. È Ludwig, un'entità senza volto, semina terrore e morte. Poi si scoprirà che Ludwig è qualcosa di completamente diverso, più inquietante e altrettanto pericoloso. Ha il volto di due giovani. Due giovani di famiglia bene, che hanno oltrepassato la linea d'ombra. In un mondo dove tutti belano come pecore, dovete essere dei leoni. Lo diceva Léon de Grel, uno dei capi delle SS, il comandante prediletto da Adolf Hitler. Marco Furlan e Wolfgang Abel volevano diventare leoni e sono invece diventati belve, due belve feroci, assetate di sangue. Ma il nazismo era soltanto una maschera dietro la quale nascondere il proprio impulso omicida, il desiderio di annichilire e distruggere. Giovani, statura media, tipo caucasico, magri, borghesi, a prima vista due ragazzi modelli. Il primo è figlio del direttore di un'importante compagnia assicurativa. Il secondo è figlio del primario del centro Grandi Ustionati di Verona. Il primo, nome Wolfgang, cognome Abel, nato a Monaco di Baviera il 25 marzo 1959. Il secondo, nome Marco, cognome Furlan, nato a Padova il 16 gennaio 1960. Qualcuno li chiama i crimini dell'odio. Significa che il movente che sta dietro le aggressioni si basa sul pregiudizio, sulla discriminazione che spinge al disprezzo e alla rabbia. Chi colpisce per odio, chi uccide, lo fa perché pensa di appartenere a una specie superiore e le vittime sono solo parassiti, sfruttatori, fecce. Per loro gay o prostitute, ebrei o stranieri, si meritano tutti una punizione, se non addirittura l'eliminazione totale dalla faccia della terra. La nostra fede è nazismo. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Gott mit uns. Primavera 1983. Ennesima rivendicazione di un gruppo fantomatico e inafferrabile. Un gruppo che si richiama agli ideali del nazismo. Hanno ucciso. Ucciso per 6 anni. Ucciso 15 volte. In tutto il Nord-Est.
dapprima nel silenzio. Poi, il 25 novembre del 1980, hanno deciso di rivendicare le proprie azioni. Volantini ai giornali, sicuri della propria impunità, certi di essere dalla parte dei giusti. Quel giorno hanno scritto: l'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione riportiamo alcuni particolari che non sono di dominio pubblico. Sette omicidi. Omicidi che neanche la cronaca locale ha seguito con particolare interesse. Morti che gli inquirenti non hanno mai pensato di collegare tra loro. Ludwig uccide in quattro città. Usa armi di ogni genere. Dispone della vita delle persone. Le vittime, emarginati, reietti, individui al margine della società. Uomini che nessuno vede e che nessuno cerca. Ma queste morti, dopo le rivendicazioni, diventano altro. Sono le tessere di un mosaico che lentamente si forma. Una scia di sangue che gli investigatori cominciano a seguire. Il significato di una rivendicazione è chiaro. Non si tratta solo di far conoscere che dietro a un attentato, a un omicidio, c'è una specifica organizzazione. Non si tratta solo di rendere pubblico un messaggio e magari sperare che il gesto clamoroso diffonda il panico e ottenga così la maggior pubblicità possibile. C'è anche la volontà del confronto, l'eccitazione della sfida, l'onnipotenza di chi si sente invincibile e inarrestabile, perché è convinto della superiorità propria e del messaggio che vuole diffondere. Difendi il tuo simile, distruggi tutto il resto. È quello che sta scritto sulle magliette che indossano i militanti dell'estrema destra in Veneto. Uno slogan così, Ludwig l'avrebbe certo approvato anche 30 anni fa. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio. L'eco del terrore nazista celebrato. Nazismo, morte, sterminio. Parole che rimandano ad un passato fatto d'orrore. Che proiettano su questi omicidi ombre inquietanti. Prima, rivendicare. Poi, dichiarare il proprio obiettivo. L'eliminazione sistematica di tutti quelli che imbastardiscono la razza. Lo sterminio di quelli che vengono considerati parassiti, di quelli che vengono giudicati un peso per la società. Sono passati 35 anni da quando gli alleati hanno sconfitto il Terzo Reich. Per tutti era stata la fine di un incubo. 35 anni. Eppure, ancora una volta, la stessa follia omicida, lo stesso odio, la stessa cieca crudeltà. Sterminare, eliminare, annientare. Ebrei, zingari, omosessuali, handicappati. Ancora una volta, odio e disprezzo. Ancora una volta, al centro di tutto, la superiorità ariana. Chi non è ariano è inferiore. Chi non è ariano deve morire. E su tutto una perversa equazione. Eliminare chi è considerato inferiore in nome del bene comune. I giovani non hanno conosciuto il nazismo, ma hanno conosciuto solamente il racconto del nazismo. E siccome il racconto del nazismo è il racconto del massimamente malefico, va da sé che tutto ciò che esprime una dimensione al massimo costituisce una forza di attrazione
per i giovani, i quali sono affascinati dai miti, che siano positivi o siano negativi. È come se il giovane fosse più affascinato dalla grandezza di un mito che dalla qualità del mito. Per cui il nazismo può senz'altro costituire un elemento di attrazione notevole, anche perché porta con sé l'idea di forza, l'idea di sopraffazione, l'idea di soppressione del debole, che sono elementi presenti anche in ciascuno di noi, per quanto buoni noi ci sentiamo, e poi ci dà fastidio lo straniero anche se non lo ammettiamo perché le nostre idee non ce lo consentono, ma i nostri vissuti invece lo vivono. E allora diciamo che il nazismo costituisce una forte attrazione perché è fenomeno grandioso e tutto ciò che è grande attrae, sia positivo sia negativo. Il fatto che sia negativo è perché coagula tutti gli elementi umbratili dei singoli individui che idolatrano il male nella sua rappresentazione assoluta. È il marchio dell'odio razziale stampato in calce su ogni volantino. L'aquila nazista, la svastica e i proclami del Führer. La nostra democrazia è sterminio. Gott mit uns. Far rivivere la Germania hitleriana non gli interessava. Non combattevano per la superiorità della razza ariana, non avevano obiettivi politici. Però erano affascinati dai simboli del nazismo. Dalle svastiche, dalle aquile, dai caratteri runici, dall'idea di forza malvagia che emanano ancora oggi quei simboli. Simboli che non smettono di esercitare un fascino su migliaia di persone nel mondo. Persone che non sopportano gli stranieri, gli ebrei, gli zingari, gli altri, o forse l'altro. O che semplicemente odiano gli altri esseri umani. Sono frustrati, si sentono soli e insignificanti. E allora ricorrono all'ideologia per farsi forza, per riconoscersi in un gruppo, per avere degli ideali con cui mascherare la propria follia. Ideali che diano loro uno scopo, ma soprattutto un nemico. E per Furlan e Abel il nemico era la razza umana intera. Agosto 1977, Verona. Sono le 4 di notte. Una notte afosa. Uno zingaro, un barbone, un emarginato. Dorme in un'auto. Una 126, parcheggiata in via Taormina. Una strada di periferia. Fa molto caldo. I finestrini sono abbassati. Non riesce a prendere sonno. Qualcuno lancia due bombe Molotov dentro l'auto. Lo zingaro, il barbone, l'emarginato, si sveglia come in un incubo. È avvolto dalle fiamme. Ma riesce ad uscire dalla macchina. Viene ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Borgo Trento. Muore una settimana più tardi. Per gli inquirenti si tratta di un delitto misterioso, inspiegabile. La vittima si chiama Guerrino Spinelli, 30 anni, disoccupato, senza fissa dimora. È difficile da definire questa oscura presenza nella persona umana. È la paura di tutto ciò che in qualche modo è diverso da te. E questa paura si esprime con la necessità di cancellarlo. Ti sembra che rovini l'orizzonte del tuo mondo nel quale tu devi essere l'unico arbitro. E questo è quindi una grande sconfitta, direi, del messaggio cristiano, che invece afferma che l'altro è il tuo stesso volto, ama il prossimo tuo come te stesso. Dall'altra parte però c'è probabilmente anche qualcosa di più miserabile per certi versi. C'è
probabilmente quell'elemento che ti affiora alla gola, alle labbra, che è la nausea, la noia del vivere. Tant'è vero che alcuni di questi giovani, per esempio, che compiono atti di violenza nei confronti di questi miseri della storia, di questi ultimi, lo dicono che lo fanno così, per poter impiegare il tempo, per potersi in qualche modo persino paradossalmente divertire, il che vuol dire che siamo di fronte a coloro che hanno perso qualsiasi identità profonda umana, hanno perso e hanno fatto morire la loro anima, hanno spento quella voce segreta che è la voce della coscienza. Dicembre 1978, Padova. Un anno dopo. È notte. Un nuovo delitto a bordo di un'auto. Un uomo è ucciso a bastonate. Poi pugnalato più volte. Con furia violenta. Non ha potuto difendersi, non ha potuto fuggire. È stato abbandonato con le armi ancora conficcate nel corpo. Due coltelli con il manico di plastica arancione, uno piantato nel collo, l'altro nella schiena. Viene ritrovato a bordo della sua auto, ancora al posto di guida. Accasciato su un fianco, inerme, come se non avesse provato a difendersi, come se fosse stato aggredito da più parti. Sembra opera di più persone. Le due coltellate, vibrate per inclinazione e direzione, da mani diverse. La vittima si chiama Luciano Stevanato, ha 44 anni. È di Padova. Fa il sommelier. È un omosessuale. Il principale indiziato è un amico del morto. Qualcuno pensa che si siano appartati poco prima della morte di Stevanato. Poi però le indagini si arenano. Gli omosessuali spesso sono individuati come vittime perché rappresentano il diverso, e il diverso è sempre qualcosa che allarma perché mette in gioco la diversità che c'è in ciascuno di noi. Ormai sia la biologia sia la psicologia ci hanno informato che ciascuno di noi è maschio e femmina, solo che la nostra cultura obbliga il maschio a fare solo il maschio e la femmina a fare solo la femmina. Quando abbiamo un maschio che rappresenta il femminile o il femminile che rappresenta un maschile, questo inevitabilmente mette in gioco la nostra relazione con la nostra controparte sessuale, e noi, per essere conformi a come la cultura ci vuole, incominciamo a deridere il diverso per sentirci normali noi. Il fenomeno dell'omosessuale, essendo fenomeni di diversità, è la stessa metodologia che attiva azioni violente nei confronti degli immigrati. Lo straniero appare sempre strano a quelli del luogo, no? La stessa patologia che assistiamo nella violenza contro i barboni. È come si tratta di persone che cercano la loro identità diversificando e manifestando di escludere da sé lo straniero, il barbone, l'omosessuale, tutto ciò che potrebbe mettere in crisi le sue parti strane e straniere, le sue parti barbonesche, le sue parti controsessuali. Passa un altro anno. 12 dicembre 1979, Venezia. Prime ore della notte. Un tossicomane è stato colpito da 34 coltellate. Il suo corpo viene ritrovato al civico 656 di Santa Croce, nel centro storico di Venezia. L'aggressione comincia a campo dei tedeschi. Un primo colpo. La fuga.
lungo campo Nazario Sauro. Una scia di sangue. Verso Rio Marino. Una corsa disperata. Poi, a Costa Canal, i colpi mortali. Un testimone racconta di aver visto due giovani rincorrere la vittima, afferrarla, sbatterla al muro, accoltellarla e darsi alla fuga. La vittima si chiama Claudio Costa, ha 22 anni, è conosciuto come Claudietto negli ambienti dei tossicomani e degli omosessuali. Del delitto vengono accusati altri due tossicodipendenti. Il processo dura 3 anni. Poi i due vengono prosciolti dall'accusa. Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Si è fatto uso di 4 bottiglie Molotov, non 2 come riportano i giornali. Luciano Stefanato, Padova, dicembre 78. Sono stati usati coltelli col manico di plastica e di colore rosso-arancione. Claudio Costa, Venezia, dicembre 79. 2 coltelli da cucina col manico di plastica bianca che sono stati gettati sotto il ponticello vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima. E sempre alla fine, Gott mit uns, Dio è con noi. Per gli inquirenti è una svolta. Dietro questi omicidi c'è un solo nome, Ludwig. Ma non si sa quanti assassini facciano parte del gruppo. Nel linguaggio della criminologia si chiama case linkage. Vuol dire collegamento tra casi che hanno caratteristiche simili. Simili per il modo di agire, per l'arma utilizzata, oppure per la tipologia delle vittime. Un assassino è in realtà un serial killer quando ci sono almeno 3 vittime, uccise in tempi e luoghi diversi. Chi ha classificato questo tipo di omicidi ha visto che è possibile trovare almeno 4 moventi dietro i delitti seriali. Si uccide per piacere, oppure per l'eccitazione del controllo totale e ancora per la follia che crea allucinazioni e delirio. E poi si ammazza per missione. I serial killer missionari sono quelli che sono convinti di avere un compito: ripulire la terra da chi non merita di esistere. Forse il nome Ludwig nasconde un serial killer, oppure si tratta di qualcosa di ancora più temibile, una vera e propria organizzazione criminale dedita all'omicidio. Dicembre 1980, Vicenza. È passato 1 mese dalla prima rivendicazione. Ludwig torna a colpire. Questa volta la vittima è una donna, un'anziana prostituta. Sono 9:00, è una serata fredda e ventosa, non gira anima viva. Ma questa donna, questa prostituta, per vivere il lavoro se lo deve cercare per strada. Per lei è sempre più difficile trovare clienti e tirare avanti. La donna cammina faticosamente lungo Campo Marzio e all'improvviso un dolore lancinante alla schiena. La donna cade, ferita, e poi ammazzata barbaramente a colpi d'accetta.
Uno dei colpi raggiunge il cuore e la uccide. I colpi più terribili le sono stati inferti mentre era stesa in terra, indifesa e terrorizzata. La vittima si chiama Alice Maria Baretta. È una prostituta. Ha 52 anni. Maggio 1981. Porta San Giorgio, Verona. Sono passati pochi mesi dalla morte di Alice Baretta. Sono le 4:30 del mattino. Una casamatta austriaca abbandonata, sulle sponde dell'Adige, frequentata da tossicomani e senza tetto. Nella torretta dormono diverse persone e insieme a senza tetto e diseredati anche tre ragazzi in gita a Verona. Dormono a terra, tra coperte e sacchi a pelo. Dormono forse storditi dalla droga o solo esausti per l'avventura che li ha portati a passare una notte insolita, lontani da casa, in un giaciglio di fortuna. Nessuno si accorge che qualcuno sta spargendo benzina all'interno della torretta. Nessuno si accorge che qualcuno stringe in mano delle torce e che dà fuoco alle coperte imbevute di benzina. In un attimo, il fuoco inghiotte tutto. I ragazzi vengono circondati e avvolti dalle fiamme. Nel rogo muore il più giovane, un 17enne, Luca Martinotti. Ludwig rivendica anche questo nuovo delitto. È il rogo della torretta di Porta San Giorgio. Adolf Hitler diceva: una forza senza un fondamento spirituale è destinata a fallire. E su questa base ha fondato una mistica perversa, capace di esaltare la forza e la potenza dei tedeschi, di creare i presupposti per una razza di superuomini. Il mito di un popolo superiore, fatto da semidei, gli ariani, diretti discendenti delle divinità primitive. Un impianto simbolico cercato nel lontano passato nelle popolazioni indoeuropee vissute più di 2000 anni prima di Cristo, con svastiche, ruote del sole, rune. Ma anche i rituali non sono una cosa originale. Il martello che spezza, la scure che recide netta con un colpo solo, senza esitazione. Poi c'è il fuoco che purifica e insieme cancella, lasciando il mondo più pulito, come se le fiamme consumassero non solo la carne della vittima, ma anche la sua essenza, i suoi vizi, la sua immoralità. Ludwig si è servito di tutti questi simboli, li ha utilizzati per i suoi omicidi. Luglio 1982, Vicenza. 8:30 di sera. Due frati passeggiano lungo una strada nei pressi del santuario di Monteberico. Fa fresco dopo una giornata carica d'afa. I frati camminano. Vengono assaliti e aggrediti con una scure a lama larga e una mazza di ferro. Non fanno in tempo ad opporre resistenza. Uno dei due muore sul colpo. L'altro perde conoscenza e si spegne poche ore dopo. Le vittime si chiamano Mario Lovato e Giovanni Battista Pigato. È un omicidio senza senso. Poi la rivendicazione. Ludwig annuncia una nuova crociata. Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio.
Gli autoadesivi che alleghiamo combaciano esattamente con quelli applicati sui manici degli strumenti usati. Gli inquirenti brancolano nel buio. Dal passato dei due frati non emerge nulla di sospetto. Forse il bersaglio è l'ordine dei serviti, un ordine di frati mendicanti, votato all'accoglienza dei bisognosi. L'opinione pubblica è scossa da questa catena di omicidi. Ma un nuovo delitto provoca un'altra ondata di orrore e sgomento. La figura del sacerdote o della persona religiosa incarna in sé almeno due dimensioni fondamentali. Da una parte rimanda alla trascendenza, quindi rimanda a quelle leggi che sono scolpite. Già la tradizione greca lo diceva con Sofocle, che esiste il nomos basileus, cioè la legge regale, che è al di sopra di noi ciò che è bene e ciò che è male, e ce lo ricorda quasi in una maniera incisiva. Dall'altra parte io penso che ci sia sempre il gusto poi della dimensione del sacrilegio, cioè il gusto del riuscire a calpestare e a profanare ciò che è sacro, e questa è una specie di oscura tentazione che si aggroviglia, che avviluppa quasi il cuore dell'uomo. . 26 febbraio 1983, Trento. È sera. Un prete passeggia in via Giardini. Ha appena celebrato messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. Si avvia lentamente in direzione del convento dei Venturini. Arriva davanti al cancello. Una martellata lo colpisce alle spalle. Cade al suolo di schianto. Un altro sacerdote vede la scena dalla finestra, si precipita in soccorso del confratello, ma quando arriva al cancello si trova davanti ad una scena raccapricciante. Una messa in scena lugubre e simbolica. Al sacerdote è stato conficcato nella parte posteriore del collo un punteruolo, e sul punteruolo è stato incollato un crocifisso. L'uomo è ancora vivo, le sue sofferenze finiscono dopo 10 giorni di terrore. A provocare la morte, almeno 10 colpi. 10 colpi di martello. Hanno provocato la frattura del cranio. La vittima si chiama Armando Bison, ha 70 anni. Ma per Ludwig, il prete trentino rappresenta un simbolo da sopprimere ed eliminare, l'Ordine dei Venturini, una confraternita che accoglie e sostiene religiosi in crisi di fede. L'Ordine dei Venturini è il simbolo di un progressismo ecclesiastico, comprensivo e tollerante verso le tentazioni. E Ludwig non accetta il peccato. Ludwig disprezza chi è comprensivo e indulgente. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha limiti. Il crocifisso porta la scritta fama. Ludwig combatte la moderna Chiesa cattolica. Vaneggia di un cristianesimo primitivo e fuori dal tempo. È ancora difficile per gli investigatori comprendere chi si nasconda dietro la sigla. Certo, non un branco di ragazzi sprovveduti, ma piuttosto un gruppo organizzato, un gruppo che si sta evolvendo. Se i primi omicidi parevano meno programmati, grossolani nell'esecuzione, tanto che nessuno li aveva collegati tra loro, con il trascorrere del tempo Ludwig ha modificato il proprio modo di agire, ha scoperto che uccidere gli piace. Gli dà una sensazione inebriante di onnipotenza. Adesso Ludwig è diventato una perfetta macchina di morte. La belva è libera, rabbiosa e affamata.
29 marzo 1983. Dopo un'intercettazione telefonica avviene un arresto. Silvano Romano viene fermato con l'accusa di essere il cervello dell'organizzazione. Romano è un professore della facoltà di fisica di Pavia. Ha lavorato per diversi anni all'estero come ricercatore. È un uomo brillante con una vita fuori dal comune. Ha pochi amici e in molti pensano che sia un uomo eccentrico. Nella sua abitazione vengono trovati articoli di giornali che parlano dei delitti di Ludwig. I suoi spostamenti sono compatibili con la geografia degli omicidi e soprattutto c'è un'intercettazione telefonica. Romano ha parlato delle prossime mosse di Ludwig. Ha detto che la prossima vittima sarà un religioso. Pochi giorni dopo, però, il 6 aprile, il professore viene scarcerato per mancanza di indizi. La morte di ogni uomo mi diminuisce perché io sono implicato nell'umanità e pertanto non andare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona sempre per te. In questo caso gli investigatori sono certi di una cosa, che dietro alla sigla Ludwig non ci siano degli stupidi. Magari dei paranoici, ma non certo degli stupidi. Ecco perché all'inizio hanno creduto che la pista del professor Romano fosse quella giusta. C'erano le parole intercettate, ma anche il fatto che il Romano fosse un tipo brillante, un intellettuale, però uno fuori dagli schemi. Ludwig uccide per la prima volta nel 1977 e ci vogliono 7 anni prima che la sua carriera criminale si interrompa. Sono anni in cui la violenza sconvolge l'Italia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Per gli inquirenti non esistono dubbi. Ludwig è una formazione politica di matrice neonazista. Un altro pianeta da collocare nell'intricata galassia del terrorismo, che tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ha attaccato il cuore dello Stato. Sono gli anni di piombo. Anni in cui organizzazioni di estrema sinistra e di matrice nera hanno adottato la lotta armata e l'uso della violenza come strumento politico o di destabilizzazione. Ed è ancora vivo il ricordo di molte stragi. Gioia Tauro, il deragliamento del treno Palermo-Torino attribuito ad Avanguardia Nazionale. 6 morti, 70 feriti. L'incendio della Pirelli Bicocca, ad opera del Movimento di Azione Rivoluzionaria. Gli attentati alle linee ferroviarie, compiuti da Ordine Nero. La strage della stazione di Bologna. Attentato attribuito ai nuclei armati rivoluzionari. Se io voglio riformare il mondo e faccio propaganda per riformare il mondo, ci ricorda che c'era la pulizia dei reati, l'istigazione, i cosiddetti reati di opinione che poi sono saltati. Io non sono sullo stesso piano del paranoico, di colui il quale crede e si sente un pericolo che non c'è, di colui il quale lavora sulla base di una realtà che è soltanto nella sua fantasia. Io, assieme ad altri, penso che debbo rovesciare l'ordine delle cose e mi appoggio ad un'ideologia. E allora l'ordinamento giuridico, se deve valutare questo, si trova impacciato perché si trova a urtare contro le libertà politiche. Ad un certo punto, a Ludwig uccidere non basta più e nemmeno accanirsi sul corpo delle vittime con asce, martelli, punteruoli e fiamme. Adesso alza il tiro. Vuole distruggere i santuari del peccato insieme a quelli che li frequentano. Un rogo purificatore che non lasci altro che cenere.
20 maggio 1983. Viene recapitata all'Ansa di Milano una lettera spedita da Bologna. All'interno, la rivendicazione di un nuovo agghiacciante delitto. Rivendichiamo il rogo dei cazzi. Una squadra della morte ha giustiziato uomini senza onore, irrispettosi della legge di Ludwig. Ludwig ora vuole distruggere non solo i peccatori, ma demolire anche i luoghi dove si consuma il peccato. Maggio 1983, Milano, Cinema Eros Sexy Center. Nella sala ci sono 30 spettatori per il film porno in programmazione quel giorno. Da pochi minuti è cominciato il secondo tempo. Strano, simile ad un forte soffio, attira l'attenzione dei presenti. Le poltrone delle ultime file sono in fiamme. Il pavimento del cinema è stato cosparso di benzina. Le fiamme raggiungono in pochi istanti i piedi degli spettatori. Un uomo è rimasto imprigionato nella toilette. Le uscite di sicurezza sono bloccate dall'incendio. Un denso fumo nero rende l'aria irrespirabile. Bruciano poltrone, tende, rivestimenti delle pareti e del pavimento, fino al tetto del locale, che crolla sugli spettatori inerti. Anche le costruzioni vicine sono raggiunte dalle fiamme. Il pomeriggio del 14 maggio 1983 si proiettava Lila Profumo di Femmina. Sentii un gran botto e feci appena in tempo a scappare, ma non trovavo la porta di sicurezza. E fu così che vidi chiaramente tre ragazzi fuggire, di cui uno robusto e tacchiato. Qualche spettatore era già trasformato in torcia umana. E loro gridavano: non è successo niente. Poi il boato. Sei persone muoiono nel rogo. Molte altre rimangono gravemente ferite. Sesso e morte. È questa di solito la miscela che spinge al delitto efferato e seriale. Nella maggior parte dei casi è così. Ed è vero anche quando non c'è un contatto diretto tra l'assassino e la sua vittima, quando l'aggressore non violenta, degrada e mutila il corpo della sua preda. Il desiderio di ripulire il mondo da prostitute omosessuali spesso nasconde gravi problemi personali, incertezze sulla propria identità. E allora il gioco psicologico è semplice. Proiettare sulla vittima le parti di sé che non si accettano, riacquistando contemporaneamente il controllo sulla propria vita. Gennaio 1984. Rendiamo noto che l'attentato di Amsterdam è stato rivendicato con un messaggio inviato all'ANSA. Questa rivendicazione coglie di sorpresa gli investigatori. Parla del rogo di un locale erotico ad Amsterdam, la Casa Rossa. Ma non ci sono elementi che leghino questo fatto a Ludwig. Ma il volantino parla anche dell'incendio di una discoteca a Monaco di Baviera. A Liverpool non si scopa più. Ferro e fuoco sono la punizione nazista. Ludwig ha varcato i confini italiani.
7 gennaio 1984, sabato sera. La serata più affollata alla discoteca Liverpool di Monaco. Un locale alla moda. Musica, ragazze, ragazzi che ballano e si divertono. Il Liverpool si trova in un seminterrato. Si entra passando da una scala. E da questa scala qualcuno lancia due borse da viaggio piene di liquido infiammabile. Prende subito fuoco. Le fiamme invadono il locale in pochi attimi, ma uccidono solo una donna, una cameriera di origine italiana, Corinne Tartarotti. Nel locale viene trovata una sveglia da viaggio di fabbricazione tedesca. La marca e il numero di matricola corrispondono a quello indicato nella rivendicazione. Sul luogo è stata lasciata una sveglia di marca Dether e il numero di serie è 520708. Marzo 1984, Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. È l'ultima domenica di carnevale. Alla discoteca Melamara è in programma una grande festa in maschera. È una festa a tema. Noi stavamo ballando, ci stavamo divertendo, fra l'altro era una bella festa di carnevale. In disparte, due uomini mascherati da Pierrot guardano gli altri ballare. Entrambi hanno con sé un borsone. Nei borsoni, due taniche di benzina. Poi uno va verso il bagno. In bagno versa la benzina all'interno della sacca e ne taglia il fondo. Poi torna in sala. Passeggia tra la gente. È imbratta la moquette. Avevano già buttato parecchio benzina intorno alla pista del locale, quindi cercavano di fare in modo che la gente che stava ballando nella pista, che era tutta illuminata, restasse come chiusa dentro un cerchio di fuoco. Passa davanti al bar, dove cerca di lasciare la borsa. L'altro rimane in disparte sulla poltroncina ad osservare. Intanto nasconde la borsa dietro la poltrona. Nel locale si diffonde un forte odore di benzina. All'improvviso è arrivato un buttafuori dalla discoteca dicendo che bisognava avvertire il pubblico di uscire perché c'era appunto odore di gas. Ho preso in mano subito il microfono, ho abbassato la musica e ho invitato tutta la gente che c'era in sala, c'erano già 500-600 persone, ad uscire immediatamente dalla sala. Un gruppo di ragazzi blocca e immobilizza uno dei due Pierrot, mentre l'altro lancia un fiammifero e si allontana. Una volta che si è visto scoperto, cominciò con la tanica di benzina a buttare la benzina addosso alle persone. I due si divincolano e tentano un'ultima fuga, ma vengono fermati e poi arrestati. C'è stato un tentativo di linciaggio dei due ragazzi da parte di molte persone che ormai sapevano che erano stati loro appunto a gettare fuoco con le taniche di benzina. Melamara, come il cinema Eros a Milano. Come la discoteca Liverpool a Monaco di Baviera. 7 anni di indagini e ora la caccia a Ludwig sembra finita. Dietro le maschere, Wolfgang Abel e Marco Furlan,
due ragazzi di Verona. Basta una perquisizione nelle loro abitazioni per confermare i sospetti. Il giudice istruttore Mario Sannite non ha dubbi. Quei due ragazzi fanno parte di Ludwig. Al commissariato diranno: volevamo vedere come ballavano con le fiamme. Abel e Forlan volevano essere uomini forti, virili. Un eroe non muore mai del tutto, diceva il nazista Léon Degrelle. Forlan e Abel volevano diventare due eroi immortali. E per conquistare l'immortalità avevano bisogno di sacrificare un bel po' di vite umane. Abel e Forlan negano, si difendono. Si dichiarano estranei a Ludwig, ma sono stati colti in flagrante. Devono spiegare quello che è successo alla discoteca Melamara. Marco Forlan minimizza, una ragazzata e null'altro. Volevamo fare solo un po' di fiammelle, divertirci a vedere le reazioni della gente, scoprire quali emozioni si potevano provare. Abel invece... Sì, volevo bruciare la discoteca perché ho qualche cosa contro le discoteche. Soprattutto per il tipo di gente che frequenta le discoteche, per l'ambiente, per le persone che vanno nelle discoteche. Ma forse è la discoteca in se stessa, come luogo, che rende vittime le persone che la frequentano, inducendole a sbagli assurdi che mi ripugnano. Si spargeva la voce in quel periodo che le persone che frequentavano il Melamara ed altre due discoteche molto famose del nord Italia, che facevano lo stesso tipo di musica e quindi di ambiente, fossero non solo fricchettoni, ma che ci fossero dei drogati, e sicuramente c'erano, perché erano gli anni in cui c'era molta droga nelle discoteche, ma c'erano anche persone tranquillissime, c'era, io credo, un 80-90% delle persone normalissime che erano, venivano da tutta Italia, fra l'altro da tutto il nord Italia, per ballare in questa discoteca. È assurdo che i giovani siano traviati e fuorviati da questi luoghi. Io stesso ho constatato che una ragazza perfettamente vitale, dopo aver frequentato l'ambiente delle discoteche, aveva completamente cambiato natura, assumendo anche stupefacenti. Penso che la discoteca annulli la personalità dei giovani. Per me è come una trappola. È come un circolo vizioso da cui un giovane non può più uscire. Sembra di leggere uno dei tanti volantini di rivendicazione spediti da Ludwig. Ma dopo aver scoperto quello che ha raccontato Forlan, anche Abel ritratta. Il 14 marzo 1984, Abel e Forlan, allora studenti universitari, vengono bloccati dai carabinieri mentre stanno per dare alle fiamme una discoteca di Castiglione delle Stiviere. Dicono che si tratta di uno scherzo. Wolfgang Abel, intanto, si è laureato e ha tentato un paio di volte il suicidio. Questo colloquio è stato registrato nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia. Non è che per caso stavate spargendo benzina o cose del genere? Sì. E davate fuoco a questa benzina? Ma no. E allora perché? Ma questo tempo, che senso aveva? Volevamo dare fuoco. Non siete arrivati in tempo? No. E la discoteca è bruciata? No. E attorno c'erano state delle altre discoteche che erano bruciate o altri casi del genere? Non ricorda niente? No. E come avete deciso di andare a spargere quella benzina quella sera? Ma era... È abbastanza insolito che due ragazzi dicano prendiamo un po' di taniche e andiamo a spargere in una discoteca. C'era qualcuno là dentro che non amavate? Ma era un po'... Cosa vi avevano fatto quei ragazzi che stavano ballando? Niente. Ma non... non era la nostra intenzione di fare del male alle persone.
Ma quello che è successo al Melamara non è uno scherzo. Inizialmente si pensò che potesse essere uno scherzo, però poi naturalmente quando si sono viste, adesso io non ricordo esattamente, sono passati molti anni, però quando si sono viste alcune persone che si erano bruciate, anche se può sembrare uno scherzo, era sicuramente uno scherzo di cattivo gusto, quindi c'era molta rabbia da parte di tutti i ragazzi che erano lì. L'incendio è stato organizzato per intrappolare tra le fiamme il maggior numero di persone possibili. Il fuoco è stato innescato proprio davanti alle uscite di sicurezza per sbarrare ogni possibile via di fuga. Un omicidio, la curiosità. Vogliamo conoscere tutto quello che è successo, i particolari della scena, l'arma utilizzata, la storia della vittima, su chi si appuntano i sospetti degli investigatori. Non siamo spaventati, a noi cose così non possono capitare. I moventi stessi dell'omicidio ci tranquillizzano, ma se qualcuno ammazza per un bisogno incomprensibile e lo fa tante volte senza una ragione apparente, allora nessuno si sente più al sicuro. E la curiosità si trasforma in paura, una specie di cappa che avvolge strade e piazze, che fa sparire la gente appena fa buio. Wolfgang Abel è il terzogenito di una famiglia tedesca protestante. Trascorre l'infanzia a Monaco di Baviera, un'infanzia serena tra agi e benessere. Poi si trasferisce a Verona. Il padre è direttore di un importante gruppo assicurativo tedesco, un uomo severo, rigido, autoritario. A Verona frequenta la scuola media e poi il liceo scientifico Fracastoro. A scuola Wolfgang è un allievo modello. Sempre ottimi voti. A 24 anni è già laureato in matematica, 110 e lode. La sua vera passione, però, è la filosofia, soprattutto Kierkegaard. Suona la chitarra classica, ama la vela, la disciplina fisica, la natura. Marco Furlan è il terzogenito di 5 figli. La madre è una donna di casa, si dedica completamente ai figli, soprattutto ad uno, affetto fin dalla nascita da una malattia. La famiglia trasloca spesso, molte città, per il lavoro del padre. Poi si trasferisce a Verona, quando il padre diventa primario del reparto ustionati di Borgo Trento. Nessun trauma, nessun evento violento turba la sua infanzia. La sua vita scorre normalmente. Ha risultati brillanti a scuola. Si laurea in fisica. I due si incontrano al liceo. Nasce un'amicizia profonda. Fanno lunghe passeggiate in campagna, viaggi avventurosi. Wolfgang e Marco si spostano in bicicletta. Hanno uno stile di vita austero. Rifiutano il lusso, l'ostentazione della ricchezza. Sono della Verona bene, abitano a Borgo Trento, uno dei quartieri più belli di Verona. Sono diversi dai loro coetanei. Non desiderano auto di grosse cilindrate, non corrono dietro alle ragazze. Amano stare da soli. Sono di destra, ma non appartengono a nessun gruppo politico. Hanno un rapporto esclusivo che esclude gli altri. Nessuno è ammesso ai loro discorsi, alla loro vita, ai loro pensieri. Si credono superiori a tutto e tutti. Amici, è difficile parlare per Abel e Furlan di qualcosa che comporta spontaneità, condivisione profonda di paure, di sogni, di ambizioni. Loro piuttosto sono stati due ragazzi che si sono trovati per le loro insicurezze e che hanno presto stabilito un tacito accordo. Mai valicare la sfera dell'intimo, del personale. Piuttosto viaggiare, discutere, ma sempre di argomenti lontani, spogliati dai colori del sentimento. Per difendersi da tutti e forse l'uno dall'altro. Primo dicembre 1986. Dopo due anni di indagini si apre il processo di assise a Verona. Wolfgang Abel e Marco Furlan partecipano alla prima udienza, poi rifiutano di partecipare al processo. Non sanno accettare la detenzione. Durante il processo le condizioni di Abel si fanno critiche.
soffre di continue crisi isteriche, tenta 5 volte il suicidio. Abel viene rinchiuso nel carcere psichiatrico di Reggio Emilia. È vero che lei ha detto che preferirebbe una condanna a morte piuttosto che una lunga detenzione, che molti anni di prigione? Sì, è vero, ma penso che non sia l'unico a ragionare in questo modo. Comunque, sono quelle cose un po' personali di cui preferisco non parlare. Per lei la vita è importante? Ma dipende da come uno la vive, cioè se se stessa la vita penso che non sia né un fatto positivo né negativo, penso che dipende proprio da come uno la vive, se uno è felice, contento e vive bene è un fatto positivo, se uno sta male, soffre, è un peso, insomma. Lei ha tentato il suicidio in carcere perché era disperato? Sì, sì. Viene disposta una perizia psichiatrica. Ad Abel viene riconosciuto un vizio parziale di mente. Furlan rifiuta di parlare con gli psichiatri, ma gli viene attribuita un'infermità indotta. Secondo i periti, lo stretto sodalizio sarebbe sfociato in una dipendenza. In lui vengono individuate manifestazioni psicopatiche proprie dell'amico. Abel è considerato l'elemento dominante. Si trattava di due soggetti che avevano costituito un gruppo chiuso, impermeabile agli stimoli esterni, animati da un senso critico assolutamente delirante e per cui era possibile immaginare che vi fosse un'idea ossessiva di pulizia e di rigore morale. Un soggetto schizoparanoide, una personalità abnorme, non è capace di relazioni sociali, è privo di sentimenti verso gli altri, è emotivamente incapace. Ma ha una personalità energica, ambiziosa, è testardo, si crede superiore agli altri. Due soggetti anaffettivi, gelidi, per i quali il processo, cui in fondo loro si sono adeguati senza emotività apparente, era un gioco. Era anzi una partita di scacchi fra loro e gli inquirenti, fra loro e i giudici. A un certo punto io ricordo che non già nel momento dell'esecuzione, ma nel momento della determinazione della pena, i bravissimi difensori avevano detto: ma perché non volete negare due incensurati le attenuanti generiche? E io allora ho fatto chiedere al presidente a loro: ma quand'è che avete avuto un minimo di considerazione per queste vittime? Perché in fondo c'erano anche le vittime del Melamara. E loro hanno risposto: considerazione, ma nessuno ce l'ha chiesto. Questo è indicativo, secondo me, della loro personalità, dell'assoluta mancanza di considerazione degli altri, non dico dei diversi, ma degli altri in genere. Secondo il procuratore Francesco Pavone, Abel e Furlan sono Ludwig. Quello tra Abel e Furlan è un sodalizio esclusivo. Hanno sempre agito insieme, solo loro due. Il loro è un delirio di superbia, di sopravvalutazione dei propri giudizi, dei propri valori. Disprezzano il modo di vivere degli altri. Per il procuratore, il movente è la noia, la ricerca di emozioni forti. L'incentivo a commettere crimini sempre più efferati è stato il clamore suscitato da quelle morti. Una folle ricerca di affermazione. Se Wolfgang Abel ha accettato di discutere con gli specialisti nominati dal giudice, non altrettanto ha fatto Marco Furlan. Gentile ma deciso, ha rifiutato ogni colloquio. I psichiatri sono stati così costretti a dedurre le loro diagnosi ascoltando i genitori di Marco, anziché il loro figlio, e concludendo per la presenza di un disturbo mentale abbastanza grave da limitare almeno parzialmente la capacità di intendere e di volere dei due assassini. Ma un secondo approfondimento peritale dice che Abel e Furlan sono persone capaci, hanno certo disturbi di personalità, ma comunque sono da ritenersi responsabili delle loro azioni.
Il processo è indiziario. Ci sono alcune testimonianze, alcuni oggetti trovati sui luoghi dei delitti, ma nulla di inoppugnabile. Durante le perquisizioni a casa di Abel e Furlan vengono sequestrati fogli bianchi e block notes. Con un procedimento chiamato ESDA si individuano le tracce di scrittura, i solchi latenti. Dopo 2 anni di inchiesta io dubito seriamente che l'inchiesta sia stata svolta in maniera corretta. Ho dei seri motivi di pensare che degli inquirenti abbiano commesso delle irregolarità. A casa di Furlan viene trovato l'intero tracciato cieco del messaggio di rivendicazione della strage del Liverpool di Monaco e dell'omicidio ai frati Vicentini. Il tracciato della rivendicazione del rogo del cinema Eros viene sequestrato a casa di Abel a Monaco. Per la perizia grafologica, i due ragazzi sono gli autori di tutti i messaggi di rivendicazione. Le prove se le sono inventate, mai fatta una perizia valida. I giudici sospettano che abbiano cominciato quasi per gioco, ma che, con il passare del tempo, abbiano deciso di andare avanti in una spirale di furia omicida e che si siano trasformati in spietati assassini mossi dal desiderio di cancellare il vizio e il peccato dalla faccia della terra. Il momento della sentenza per un giudice è il momento finale del proprio lavoro. E per gli altri, per i protagonisti del processo, gli altri soggetti del processo, è il momento della verità, è il momento duro. 10 febbraio 1987. Marco Furlan e Wolfgang Abel vengono condannati a 30 anni di reclusione per gli omicidi di Gabriele Pigato e Giuseppe Lovato, Don Armando Bison, per le 6 vittime della strage al cinema Eros di Milano, per la morte di Corinne Tartarotti nella discoteca Liverpool di Monaco, per la tentata strage alla discoteca Melamara a Castiglione delle Stiviere. Per gli altri delitti, l'uccisione di Guerrino Spinelli, Luciano Stefanato, Claudio Costa, Alice Maria Barretta e per il rogo della torretta di Porta San Giorgio, non viene provata la colpevolezza. Sono giudicati socialmente pericolosi. Perciò, appena espiata, dovranno passare altri 3 anni in un manicomio criminale. Perché continuare a negare? Nonostante le prove, nonostante la condanna. Potremmo immaginare una presa di distanza dagli orribili delitti commessi. Negare piuttosto che confessare e pentirsi. Oppure la tenuta mentale di Abel e Furlan li ha obbligati a incarnare il ruolo delle vittime del sistema, dei martiri innocenti, e da questo sentirsi contro hanno attinto le energie per resistere. Ma la cosa non è stata per nulla facile, tanto che nei primi anni di carcerazione sia Furlan che soprattutto Abel hanno manifestato gravi crisi di agitazione psicomotoria, culminati in tentativi di suicidio, a dire il vero più dimostrativi che potenzialmente letali. Gennaio 1988, Venezia. Si apre il processo d'appello. Stefano Dragone, il pubblico ministero, vuole provare la responsabilità di Abel e Furlan per tutti gli omicidi di Ludwig. Dragone è convinto che abbiano ucciso con la missione di purificare la società, un progetto ispirato al nazismo. Si sentivano onnipotenti e ogni delitto serviva per fortificare questa convinzione. I due ragazzi erano mossi dal desiderio, da un duplice desiderio, quello di apparire, che è in fondo una manifestazione del loro narcisismo, e dal desiderio di fare cose eclatanti di pulizia. Penso. Quindi, pian piano, passo dopo passo, sono passati da un'operazione individuale, dalla vittima singola,
a un risultato che a loro avviso poteva essere più eclatante e più, diciamo, comprensibile per la loro ottica, anzi che per l'ottica di chi assisteva a questi fatti sicuramente deplorevoli e gravi. Durante il processo d'appello, Abel e Furlan vengono scarcerati per decorrenza dei termini del carcere preventivo. Abel viene confinato a Mestrino, Furlan a Casale di Scodosia, in provincia di Padova. Gli abitanti dei due paesi protestano. Aprile 1990, la sentenza. La condanna viene ridotta a 27 anni. La pericolosità sociale e gli obblighi a fine pena vengono confermati. Questo lo dovete dire in televisione, che io non ho ammazzato nessuno! Pochi giorni prima della condanna definitiva, Marco Furlan fugge. Sarà latitante per molti anni. Io non avevo dubbi che se non fossero stati adottati provvedimenti molto restrittivi, e cioè un controllo pregnante sui loro movimenti, sarebbero fuggiti. Perché? Perché erano intelligenti, si ritenevano superiori alla polizia, agli inquirenti, anzi non si può affermare con certezza, ma nella loro mente c'era il compiacimento di tenere in scacco gli inquirenti, dicendo non siamo stati noi, e avanzando eccezioni su eccezioni, perché avrebbero dovuto acquetarsi ai risultati della giustizia. Lo cercano in tutto il mondo. Molti credono si nasconda in Brasile. 17 maggio 1995. Marco Furlan viene arrestato a Heraklion, nell'isola di Creta. 1995, un altro turista che rientrava da una vacanza in Grecia, precisamente dall'isola di Creta, ci fece pervenire questa segnalazione. Secondo lui aveva riconosciuto il Furlan all'interno dell'aeroporto di Eraclio, capoluogo dell'isola di Creta, e addirittura lui, così, cercando di non apparire a distanza, aveva scattato una foto, una fotografia che ci consegnò. E in questa immagine da lontano si vedeva un soggetto che era abbastanza somigliante, ecco, al nostro ricercato. Lui era in quel momento di servizio presso questo box, come dicevo, esibì i documenti e il documento apparve immediatamente falsificato. Il suo documento originale era una carta d'identità, cui erano state apportate delle modifiche che in qualche modo stravolgevano il cognome da Furlan in Eurlani. Ecco, questo è il meccanismo di incontro con il ricercato. Marco Furlan viene estradato in Italia e rinchiuso nel carcere milanese di Opera. Ci rimane fino al 24 aprile 2008, quando viene affidato ai servizi sociali. Ha scontato 16 anni di detenzione. Oggi ha 50 anni e cerca di ricostruirsi una vita a Milano. Wolfgang Abel ha trascorso 23 anni in carcere. Ha goduto di permessi premio, ma gli è stata negata la semilibertà. Secondo i giudici, Abel è ancora un uomo socialmente pericoloso. Ha finito di scontare la sua pena nel dicembre del 2006. È stato affidato per 2 anni ad una casa di lavoro a Sulmona. Ora è tornato a Negrar, a casa dei genitori, in provincia di Verona. Può uscire liberamente dalle 9 alle 13. A febbraio 2009 sarebbe dovuto tornare libero. Ma il giudice di sorveglianza del Tribunale dell'Aquila ha deciso di prorogare gli arresti domiciliari per altri 4 mesi. Io non sono cambiato. Ho passato tanti anni in carcere da innocente e anche se il fine pena è vicino, non c'è niente di cui gioire. Io non c'entro niente.
Lasciatemi in pace, ho pagato, voglio essere dimenticato. Per poter dire che c'è un principio di reinserimento, occorre innanzitutto una presa d'atto da parte del condannato del disvalore di quello che ha commesso. Non basta un comportamento formalmente corretto se non si capisce perché ha commesso quei fatti che gli sono addebitati e non si comprende perché adesso ha intenzione di tenere una nuova condotta. Francamente, tutto questo rimaneva oscuro. Abel non ha mai riconosciuto i suoi precedenti delitti e al di là di questo comportamento formalmente corretto non si poteva dire nulla di lui. Oggi Wolfgang Abel e Marco Furlan non sono più amici. Il carcere, la detenzione, la prigionia li hanno allontanati. Dopo il loro arresto, Ludwig ha smesso di uccidere. Per quello che è successo 30 anni fa, sono stato processato, giudicato colpevole e condannato. Sono vittima di una persecuzione personale. I giudici hanno voluto trovare dei colpevoli e ci hanno incastrato. Io mi sono sempre proclamato innocente, per questo la pena è stata così dura. Questi 25 anni di carcere non mi hanno scalfito. È come se non fosse successo nulla. Sono rimasto congelato. Non ho niente di cui pentirmi. In Italia oggi sono almeno in 150.000 le persone sotto i 30 anni che inneggiano il fascismo, a Mussolini, ma ancora di più vivono nel culto di Adolf Hitler. Un mondo variegato, in continua trasformazione, che si raccoglie in associazioni e circoli. Da Roma a Milano, passando per Vicenza e Verona. Verona, dove un branco di cani sciolti, come li ha chiamati il capo della Digos del Veneto, ha aggredito e ucciso un giovane, Nicola Tommasoli, colpevole solo di aver rifiutato loro una sigaretta. Criminali o fanatici? Difficile dirlo. L'unica cosa certa è che il più vecchio di loro aveva appena 20 anni. Era il 1 maggio 2007, quasi 30 anni dopo le imprese di Ludwig. Inutile chiedere a Marco Furlan e Wolfgang Abel cosa ne pensino, perché loro, con la destra estrema, con i neonazisti, non hanno mai avuto nulla a che fare. Si proclamano innocenti, vittime di un errore giudiziario che li ha ingiustamente condannati a passare più di 20 anni dietro le sbarre. Ancora oggi non ammettono nulla. Ma per loro vale quanto detto altrove. Sono andati fino all'ultimo confine e hanno passato il limite. La nostra fede è il nazismo. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Gott mit uns.